Buongiorno ragazze, benvenute in un nuovissimo vlog. Scusatemi se ieri non mi avete più vista, sono sparita dai radar, ma sono giornate davvero pienissime. E tanto tanto. Cos'è quello? Un insetto? Ma finché fuori va bene. E giornate tanto tanto piene, stancanti, vi giuro, sono morta. E quindi insomma è per questo che non mi avete tanto vista ed è saltato un vlog. Sono veramente ai limiti del... Ho la testa piena di cose da fare, veramente, veramente un periodo pienissimo. Tra l'altro stamattina... Cosa ho fatto? Mi sono chiusa dentro, vabbè. Tra l'altro stamattina... Mi è arrivato anche la nuova dieta del nuovo mese. Sono molto contenta perché mi piace di nuovo tutto, quindi ci sono anche delle ricettine nuove, cose da provare, insomma. Scusate se mi metto gli occhiali, non voglio essere maleducata, ma veramente c'è un sole che spacca le pietre e quindi non ce la posso fare a guidare senza occhiali. Comunque, tempo di arrivare a scuola, così prendo Fede, poi dobbiamo andare insieme a fare delle commissioni, ho le traverse di nuovo strafinite, insomma devo fare un po' di cose, volevo passare anche al super a prendere delle cose già per la nuova dieta, vorremmo già partire subito con quella nuova, visto che oggi è lunedì, già da stasera perché siamo un po' stufi, ovviamente dopo un po' è ripetitiva, sono 4 settimane, quindi siamo un po'... Vogliamo novità, abbiamo voglia di cose nuove, quindi dopo poi vi dico qualche news. Poi arrivata a scuola devo chiamare anche il gommista perché devo assolutamente farmi rimettere su le mie gomme estive perché sono già ai limiti. E nel mentre ero tentata di chiedere se c'era qualche occasione per cambiarle perché quelle estive che ho sono un po' alla frutta. Se non ho occasioni per ora rimetterò su quelle, poi vediamo più avanti. Niente, quindi bando alle ciance, come dico sempre, ci vediamo tra pochi secondi per voi. Ho scelto tutto, ho scelto il Eccomi ragazze, ho acceso l'aria condizionata perché veramente c'era da morire. Oggi è... cioè in realtà il bello di qua in montagna comunque è che l'aria è sempre piacevole, non c'è mai afa. Però picchia davvero tanto, poi avevo la macchina al sole, quindi avevo bisogno di un attimino di aria fresca. E niente, comunque vi dicevo che sono contenta perché la dieta è molto molto carina. A differenza di prima, a colazione c'è il latte Zimil scremato. Per questo mese mi pare non ci sia più latte vegetale. C'è latte Zimil scremato, poi c'è un sacco di cose. Banana toast, tutto strano che non vedo l'ora di farvi vedere. C'è la piadina invece che con la bresaola, questa volta c'è il crudo sgrassato. E, insomma, un po' di cambiamenti. Il riso rosso non c'è più, però ogni tanto lo farò, specie comunque quando abbiamo la domenica libera, che non so cosa fare a pranzo, perché comunque mi è piaciuto molto. Sto imparando comunque delle ricette nuove, perché comunque quando capitano quei sabati e quelle domeniche dove ho il pasto libero, dove magari non andremo a mangiare pizza, sushi o altro in giro, fa piacere sapere anche le vecchie ricette. Quindi io archivio tutto, ragazze, non butto via niente. Anche le ricette dello scorso mese le tengo. Infatti adesso voglio archiviarmi, proprio farmi mettere via adesso questa busta Crystal con il mese scorso, farmi una nuova bustina con questo mese nuovo e poi quando non so cosa fare, che magari qua sono sempre le stesse che sto mangiando nella settimana, vado a ripristinarmi la vecchia cartellina con le cose del mese scorso, così da variare, no? Anche un pochettino, tipo quei flan di zucchine che vi sono piaciuti tanto e che a me hanno fatto impazzire letteralmente perché sono proprio buoni, cioè mi sono piaciuti tanto, spero li abbiate provati perché merita tantissimo.
E basta, adesso in questo periodo c'è Ale che è in strafissa, scusatemi, è in strafissa con i balletti di Elsa. Sì, lo so, sì, lo so. Tra l'altro oggi prima notte senza sbarre è andata benissimo, non è caduta, non è successo nulla, non gli abbiamo messo ovviamente tutta l'impalcatura di cuscini, di cose sotto per terra, ma non è assolutamente caduta, anche perché già ogni tanto faceva il pisolino di là in cameretta e quindi probabilmente ormai ci ha fatto l'abitudine anche un po' per quello. E quindi è andata molto bene ed è stato bello stamattina invece che sentirla lagnare, ritrovarla che mi ha chiamato, si è alzata lei e mi ha svegliata, è stato bello comunque, la responsabilizza anche un po'. E per il resto non vedo l'ora che sia settembre perché lei ha proprio bisogno di svagarsi, di avere i suoi amichetti e poverina è un po' annoiata, che volete fare? Adesso per fortuna c'è l'estate, quindi si esce di più, si gioca di più. Stavamo valutando di prendere dei giochini per il giardino per farli giocare un po' di più tutti e due. Adesso vediamo. Comunque il nonno, il papà di Riccardo, ci ha già regalato la piscinetta per far giocare i bambini. Quindi non vediamo l'ora di montarla, è piccolina, però è molto graziosa. L'ideale, insomma, per farli bagnare un po' d'estate quando proprio picchia il sole caldo. E poi per il resto vediamo cosa riusciamo a inserirci in questo giardino, se magari uno scivolo, un'altalenina, vediamo. Però l'idea c'è tutta. Niente, adesso aspetto che arrivino i bimbi. E ci vediamo poi dopo, tanto devo andare a fare delle commissioni e vi portiamo con noi. Commissione negozio di animali conclusa. Adesso vi faccio vedere. Traversine, due pacchi. Adesso crolla tutto. E poi ho trovato una mega confezione di masticativi, già che mi chiedevate quali sono questi qua duri duri, però al negozio animali convengono di più perché ve ne danno tanti, questi qua 14,90, ma ce ne sono tanti. E poi ho preso la ciotola, quella anti 8 euro, anti, mettiamo anche queste qua, la ciotola anti ingozzamento, insomma. Perché lui tende a strozzarsi. Tutto il traffico del mondo è passato adesso, vabbè. Adesso andiamo al supermercato. Andiamo. Ce l'ho fatta fare tutto, miracolo. Tranne che passare dai cinesi, ma vabbè, ci passo domani, tanto non è così urgente. Niente, adesso spero di riuscire a far vedere la spesa. Devo mettere anche a nanna urgentemente, tardissimo. Così vi faccio vedere anche che ho comprato i cracker integrali della misura, che a me piacciono un sacco perché sono belli compatti, non sono quelli super friabili. A me piacciono di più questi. E a merenda abbiamo un pacchetto di cracker. Mangio dopo perché sennò non finisco più sto video. Parlo piano perché Ale dorme. Allora, ho preso due di questi perché ce n'erano 30, non c'erano più quelli là nostri, finiti. E quindi ho preso questi perché in realtà 30 traverse 6,90 Lì erano 50, 11. lì erano 12,50, qua 60, 14, c'era 10 in più, 2 euro in più, ci stanno. Mi sembra ci possa stare, comunque tanto eravamo senza, quindi non c'era molta scelta. Poi, vabbè, i cracker li avete già visti, sempre al negozio di animali ho preso la ciotola anti... Aspettate che c'è scritto... No, non è strozzamento, anti... No, vabbè, non mi viene. Comunque avete capito perché Aaron è un... Antifagocitamento. Antifagocitamento, togliamo questi perché sennò questi mi impregnano di bagnato di pappa di cane. Allora adesso c'è un Che problema. poi tra l'altro Federico ce l'aveva in mano. Un problema. Ne prenda una per la pappa. No, per l'acqua non. L'acqua usa quella di prima, usa quella per l'acqua. Non è che ha capito. No.
ok, sapevo che avevo detto quella, però. Ne ho fatti 30, facciamo 30, vabbè. Ma queste, ma vabbè, queste sono di Fede che le ha portate da scuola, no? Frutta e verdura. Oggi gli hanno dato le fragole, le carote, si vede che era la giornata della frutta e della verdura. Poi, questi sono i famosi veli masticativi che ti dicevo, pelle bovina. E quindi mi fa, non ha cellulosa, non ha schifezze, gluten free, prodotto naturale. E quindi ce ne sono tanti, vedete, e sono anche tutti grandi. 14,90, è vero, però sono enormi e ce ne sono tanti. Per un po' dovremmo essere a posto. Vediamo, adesso vi dirò poi quanto gli dura uno, così. Va bene, 10 minuti. No, ah, vabbè, dai. E quindi questa, via. Poi, Waza Fit. Che è successo? Waza Fit, sempre nella nuova dieta. Vabbè, questi li ha voluti Fede, mettili subito in frigo perché sono una sorta di... tipo i Kinder fetta al latte ma al cioccolato. Poi ho preso due di queste passate. Poi ho preso due pan bauletto integrale, uno per i bambini normale, un altro albume da tenere di scorta, 2 litri di latte Zimil senza lattosio, senza grassi, ed è quello scremato, questo verde. 7 litri. No, 2. Philadelphia Light, perché il balance... Chi non sa di cosa stiamo parlando? Vi metto la scheda qua, andate a vedere il vecchio video speso, fate tante risate. Ve lo lascio giù nell'info box, così lo trovate anche a fine video. Qua c'è il secondo. Qua c'è l'altra passata. Le piadine integrali, perché le abbiamo anche questo mese in un giorno della settimana, ma con il prosciutto crudo sgrassato. Poi Kinder per me? Sì. Poi Fede ha voluto le gocce di cioccolato al cocco, lui è per lui e Bubi. Poi ho preso le fragole che erano sempre nella dieta. Vabbè, ma dovrebbero starci anche per i bimbi, dai. Ce ne sono un po', non c'è scritto. Mezzo chilo, quindi. Scotex e cartigenica, come se non ci fosse un domani, lasciala lì. Poi 2 confezioni di pavesini al cacao, perché questa volta sempre 1 o 2 giorni a settimana come spuntino abbiamo i pavesini al cacao. Faccio il secondo pacchetto. Poi c'è il pollo, perché stasera ho preso questo qua che costava sì 7 euro, ma ce ne sono 800 grammi, così ho anche le fettine da fare magari impanate per i bambini. E noi invece... a loro faccio la fettina stasera, noi abbiamo le polpette alla marinara, che essendoci l'aglio, loro secondo me non piace. Questo mi sono fatta tante risate perché nella dieta c'era scritto prosciutto crudo sgrassato. Trovo una signora della Coop, gli faccio scusi, secondo lei il prosciutto crudo sgrassato? Mi fa sgrassato! Immagino, sì, sgrassato. Ma non è vero e proprio prosciutto, cioè non è il prosciutto crudo come si deve. Faccio, lo so, ma è una dieta, purtroppo mi tocca. Mi scusi, non faccio niente. Mettilo il dito nella piaga, no? E quindi ho preso, non c'è scritto sgrassato, però è meno 60% di grassi dell'asnello, insomma, meglio di questo, cioè vedete che grasso ne ha veramente poco, quindi... Non c'è scritto proprio sgrassato, ma... Vabbè, dai. Siamo lì, insomma. Poi patate. Un giornalino della Coop, che mi hanno lasciato in cassa. C'è ancora quello là da finire. Vabbè. Qua è tutta roba che non è da mangiare. Però vabbè, ve la faccio vedere adesso. Ho preso 2 spugne perché le avevo finite. Un ricambio della scopa perché l'abbiamo distrutta. Un mocio nuovo, perché tra una pipì e l'altra fanno schifo, li metto tutti e due. Mocio, vabbè. No, li devo buttare tutti e due, non ce la fanno più. Allora, questo l'ho preso per... Lasciamo lì. No, ma allora, uno è troppo grosso e quando strizzi si spacca il coso. L'altro è troppo smilzo, perché l'ho preso dai cinesi, c'ha 4 peli in croce e quindi fa schifo, è da buttare via. E poi ho preso questa spazzola un po' dura per spazzare qua davanti. Tipo spazzolone, da usare proprio così, perché qua fuori ogni tanto Aaron quando esce, essendo un cucciolino,
pure che non lo volete, no? Io intanto ve lo propongo. Se volete La niente, vuoi. se volete lo Che spazzolone. rapporto che con te? Scusate un attimo. E per pulire, appunto, se fa delle pipì con il detersivo disinfettante anche qua fuori, che. Mi hai rubato il cracker. Ah, Ah, già, era pure. mio. Ti devo un cracker. Uno. Non Io era quello ho mangiato, non uguale. dire, adesso via. Sì, adesso che siamo a dieta, da adesso, ormai è un mesetto, ci calcoliamo pure. Io ti ho prestato un pezzo di carcare, dammi un No, non pezzo è di. Sì, vero. perché siamo. Ma Comunque. quante volte ti lascio il pezzettino di pane che mi rubi e non ti No, do niente in sì, ma dico, sulle cambio, cose golose, però siamo tipo dai. Il i. cracker è goloso. Vabbè, buono il pane. Che golosità, Vabbè, Maria. andategli retta. Tanto nega sempre l'evidenza. Basta? Basta. Scottex carta igienica. Questa è la spesina. Queste quattro cose, 70 euro. Vabbè, però se conti che c'è solo. Faccio la paragnata. Adesso Sei tu la faccia la palagnostra, non io. non sono io che non sa chi è. Detto questo, il video spero di termina qui. Ciao belli! Ho dimenticato di farvi vedere anche questo, per quello che è 70 euro, perché tra il pollo che è costato 8 euro, due pacchi di nasello, il crudo, insomma, tutto fa cifra, tutto fa brodo. Quindi non solo c'è il rincaro delle bollette, ma mi sa anche al supermercato. Sì, l'olio... Olio fuori. No. L'olio di semino si fa quello di più. Qualcuno ha rubato i semi. Vabbè. Aspetta, Adesso li do. Voglio vedere. Lui ha fame. Io si sposto i creatori. Una creatura di pesce. Che schifo. Non funziona. Ma io glielo voglio dare. Lo vedete? Aspetta, tira giù un po' che si vede. Mi piace, mi piace. Madonna, questo sei bomba tu. Sei sboba, sa di carne, è buonissimo per lui. E sta di carne. sei Aaron, dammene piccolo. uno. Guardate, sei già, vuole Già gli gusta. dire qualcosa in sua difesa? Preferisco il cracker. Che puzza. Ma è buono, buono proprio quest'osso, eh? Mamma mia. Gli piace proprio tanto e anche a Nala gli piace. Ce n'è uno anche lei. Se l'è portato nella sua cuccetta, lei. Sono contenta che gli piacciono. Poi, un'altra cosa che ho dimenticato poi di farvi vedere sono le nuove... pentolino, padella e pentola della linea Amazon. Mi piacciono molto, sono anche belle robuste, belle pesanti e mi sto trovando anche un briciolino meglio perché dentro sono lisce, non sono a nido d'ape come erano le altre, perché tendeva un po' ad attaccarsi la roba con quel nido d'ape lì, quindi mi trovo meglio così. E poi ci sono anche più pezzi perché poi ci sono anche i coperchi, adesso ve li faccio vedere. Comunque questi sono tre, tanto per iniziare. Questa è la padella più grande. E poi c'è anche una padella più piccola, però fatta tipo più quadrata, vedete, fatta così. E vabbè, questi erano già miei e poi ce n'è un'altra lì sotto. E poi ci sono i coperchi fatti così. E hanno anche la fessurina, vedete qua, per scolare l'acqua. Molto molto comodo, devo dire.
Adesso mi faccio un po' assistere dal mambo perché sennò a mano faccio più casino con il mixer e preparo le polpette alla marinara. Io raddoppio già le dosi perché per due persone, invece ai bambini farò la classica fettina di pollo perché appunto la salsa marinara è un po' agliosa, quindi a loro non piace molto. E quindi se sentite casino è Aaron con il suo nuovo amico. E quindi niente, adesso metto 400 grammi di pollo. Volevo prendere. Dove l'ho messo? Acqua. Volevo prenderlo tritato, cioè già la trita di pollo, però non c'era. Quindi adesso vedo quante fettine sono da arrivare a 400 grammi, perché per una persona sono 200, ma io raddoppio già. E vediamo, adesso non so se vedete, ma tanto sto solo mettendo nel mambo. E vediamo quanto sono 400, mamma. 400 grammi, qua dovrebbero essere 800, quindi sicuramente avanzano. Infatti siamo già a 3,69, questo sarebbe troppo. Vediamo con una 4,18. Così guardate quante me ne avanzano. Contate che i bambini se ne mangiano una e mezza, due già tanto, però magari ne prendo due intere. Due intere e una la divido. Poi ci aggiungo una fettina di segale e un po' d'acqua e frullo tutto. Devo solo capire dove l'ho messo. Ho trovato il pane di segale, ho messo una fettina perché dice mezza fettina per una persona, quindi una fettina per due persone. Ricky e Fede sono andati a portare il cagnolino, dopo porteranno mi sa anche Nala. Si sente che sono usciti, allora facciamo 20 secondi, no, 15 secondi, velocità 6. Vediamo un po' come va. Perfetto, direi. Proseguiamo con la ricetta. Adesso vado a pesare. Impazzita la bilancia. ML o grammi, ma dove vado? Dove vado? Mamma mia, no, grammi perché è pomodoro. Grammi 2,50. 150 è buona questa passata qua, se vi interessa, ed è la più economica della linea Coop, la Fiammante, sani e mediterranei, tomato purè, buona, 100% italiano, mi piace, è un buon gusto. Quindi 2,50, aspettate. E con una pentola dal bordo basso, dice, adesso mi tolgo anche queste perché mezzo spicchio d'aglio, non uno mezzo. Mezzo spicchietto d'aglio, prendiamo questo qua che è un pochino più grossino, già che ne devo mettere solo metà, questo lo buttiamo, il mio portaglietto, questo qua l'avevo preso da Lidl, l'avevo preso sia l'aglio che la cipolla, perché puntualmente ce li avevo vaganti nel frigo, invece sono carini, dai. Allora, oggi sono particolarmente di buon umore perché mi è arrivata una richiesta, una proposta di collaborazione molto molto carina. Poi vi spiegherò più avanti che tra l'altro mi serviva anche. Poi vi spiego tutto. Mamma mia. Ok, non ce lo metto il filino d'olio. Facciamo così. E ci metto quasi subito il pomodoro, così non
non si brucia troppo. Mi manca qualcosa. Allora, la stoviglia è pulita, l'ho fatta prima. Io non vivo senza leccapentola, ragazze, cioè per me è la scoperta del secolo, perché non ti fa sprecare niente. Quando una volta col cucchiaio ti rimanevano tutti gli avanzi, no? E quindi era un po' uno spreco. Ok, buttiamo un po' di bucce di aglio. Mi trulla in testa la canzone, la canzoncina, la sigla che hanno messo in The Vampire Diaries quando Damon... Vabbè, sto zitta. Sto zitta perché mi stavo già spoilerando. Però c'è sta canzoncina di sto momento magico che non mi va più via dal cervello. I think I love my head you. I can feel you hold my eye. You got enough my bloodstream. E che è quella che metto sempre nelle storie ultimamente. Metto sempre quella nastro. Avete notato? Tra l'altro, se non mi seguite su Instagram, seguitemi, perché ogni tanto quando mi prende il trip metto un po' di storie. Ultimamente ne sto mettendo un po' meno, ma devo imparare ad essere più social, me ne rendo conto. Io devo capire perché in base a come mi giro cambia la luce. Però dovrebbe esserci una qualche impostazione. Ecco, sono tornati. Ok, adesso leggo bene cosa devo fare. Ah, devo fare le polpettine. Le faccio, poi le metto su un piatto e le faccio riposare un po' in frigo. Quindi qua abbasso, così va molto lento, molto con calma. I never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back. While I'm on a one-way track. Now I know what it means to grow old. Yeah, now I know the time I've got is just to get by. Yeah, it is just enough to get by. Completamente dimenticata di voi, perdonatemi, cioè non vi ho fatto vedere neanche le polpettine pronte nel piatto, tutto carino. Mi sono proprio azzerato tutto. Vabbè, so che mi perdonerete, comunque erano buonissime e una cosa un po' diversa. Ecco, poi non sapevano neanche tanto di aglio in realtà, quindi sono rimasta contenta, anche perché troppo io poi non lo digerisco, quindi mezzo spicchio è proprio l'ideale, molto molto delicato. Alla marinara si fa per dire, ecco. Poi se vi piace più aglioso, ecco, basta aggiungere, perché poi alla fine l'aglio non è che faccia ingrassare o faccia male, ecco. Cioè, se lo tollerate, tipo io non potrei mai mangiare la bagna cauda, per esempio, proprio non mi va giù. E poi proprio non la digerisco, cioè proprio non ce la faccio. E quindi sono contenta che non sia venuto troppo troppo forte, ecco.
E niente, anche questa giornata è finita. Io speravo di riuscire a editarvi il video già di stasera per metterlo domattina alle 7, ma ragazzi, in sto periodo proprio non ce la sto facendo, mi dispiace. Credetemi che appena riesco vi monto, vi giro, vi carico il video, ma in questa settimana veramente è una roba devastante. E quindi prendetemi come vengo, insomma, così, così come vengo. E basta, adesso mi strucco. Ultimamente non lo so se questo struccante o se sono io che sono particolarmente, non lo so, a me sembra che non va via sto trucco, cioè, eppure faccio come sempre, non è che i trucchi sono quelli di sempre, non è che dici. No. Vedo sempre quell'alone nero che non se ne va. Dovrei proprio mettermi lì e fare con questo qua. Dov'è? Questi struccanti qua, un po' più pastosi, no? Con questi va via tutto. Con questi qua ormai levi proprio solo il grosso, però. Non ce lo voglio adesso, anzi. Magari mi potrei lavare la faccia, vabbè che c'è questo da finire. Mi lavo un attimino con la mousse che mi dà proprio fastidio. E tra l'altro in tutto ciò oggi ho fatto la spesa e non mi sono ricordata né l'insalata né gli spinaci. Infatti, vabbè. Arriva. E quindi gioie infinite proprio. Quindi tutto ciò per dirvi che domani devo tornare al supermercato. Sono felicissima di ciò. Qua c'è Nalina, contenta dell'osso nuovo che ne abbiamo preso anche a lei oggi. Sì, ho spulciato male le sopracciglia, ne ho levate veramente troppe, però vabbè, sono cose che capitano. E niente ragazze, comunque, nonostante mi sia insaponata la faccia, io continuo a vedere gli aloni neri dell'eyeliner, cioè assurdo, dell'eyeliner. Ma vabbè. Niente. Vado a dormire, ragazze, sono morta. Vi auguro la buonanotte e ci vediamo domani. Spero domani perché questa settimana è un po' così. Buonanotte.